È stato un evento ricco di colpi di scena, il quarto round del campionato italiano ace karting al circuito internazionale Napoli di Sarno, che ha visto una partecipazione di prim'ordine con 281 piloti verificati provenienti da ben 50 nazioni nelle categorie KZ2, OK, OKJ, Mini GR3, 60 Mini, X30 Junior, X30 Senior. Colpi di scena non solo dovuti all'agonismo in pista espresso dai piloti che hanno costretto ad alcune variazioni sugli ordini d'arrivo con alcune penalità, ma anche alle condizioni meteo che hanno diviso in due la giornata conclusiva. Bel sole in mattinata per le finali di gara 1 e pioggia torrenziale nel pomeriggio che ha determinato un ritardo del programma di alcune ore per poter completare la manifestazione. Intanto, questo quarto round del tricolore è stato valido per l'assegnazione in prova unica del titolo italiano nelle due categorie OK e OK Junior. Nella OK il titolo è andato al brasiliano Gabriel Gomez, dopo che nella gara finale all'inglese Freddy Slater è stata inflitta una penalità di 5 secondi per una infrazione commessa nelle ultime battute ai danni di Gomez, che stava conducendo la gara. Con la penalità di 5 secondi a Slater ad aggiudicarsi la vittoria del titolo italiano è stato Gabriel Gomez. Freddy Slater è stato classificato secondo, terzo lo svedese Oscar Pedersen. Nella OKJ, con finale svolta in due frazioni di gara per l'interruzione dovuta ad un forte temporale, il titolo italiano è andato all'algerino Leo Robinson in gara con il team inglese Ricky Flynn, vincitore dell'ultima frazione della finale disputata quasi completamente in regime di slow davanti ai due piloti del team Koski Motorsport su Tony Kart Vortex, l'australiano Griffin Peebles e Dmitry Matveev. In KZ2 una forte ipoteca al titolo l'ha messa Danilo Albanese, vincitore di gara 1 su Moritz Ebner, primo dell'Under 18, e sul proprio compagno di squadra Mirko Torsellini. Francesco Comanducci su Tony Kart TM Racing, dopo essersi messo in evidenza in prova e nelle manche, si è dovuto accontentare della quarta posizione. Buon quinto Matteo Segre con il team OK1 su IPK Yame, mentre Leonardo Marseglia con il team KCS su Brillhart TM Racing ha perso la quarta posizione per una penalità di 5 secondi. Sì, dai, un'altra bella vittoria, stavolta forse un po' più sudata, diciamo, abbiamo fatto il terzo posto in qualifica e siamo arrivati secondi la prima manche, vinto la seconda, adesso siamo partiti primi con una buona partenza, un buon passo, sono riuscito a vincere gara 1. E Ebner anche lui aveva un buon passo perché vedevo che stava al mio ritmo, quindi però fortunatamente sono riuscito a prendere un bel po' di margine nei primi giri e mantenerlo, diciamo, fino alla fine. Adesso vediamo in gara 2 partendo da ottavi. Ringrazio tutto il mio team King Racing Kart, Cetilar, la Yame, Kart Republic e il mio meccanico Hernan. Sono contento di sta vittoria, anche del secondo posto della classifica totale. Ringrazio tutto il team LG, VT Racing e tutta la mia famiglia alla karting. Grazie. In gara 2 una penalità di 5 secondi per la posizione non corretta dello spoiler ha tolto ad Albanese la gioia del secondo successo di giornata, ma comunque è salito ancora sul podio con il terzo posto. A gioire in gara 2 è stato invece Mirko Torsellini, che ha potuto scalare la classifica e conquistare il primo gradino del podio con Leonardo Marseglia piazzato al secondo posto, al termine di una bella rimonta. Quarto si è classificato Alex Maragliano sul Drago Corse TM Racing, vincitore nell'Under 18. In campionato albanese allunga in testa la graduatoria e raggiunge quota 217 punti con un vantaggio di 50 punti su Torsellini. I due si giocheranno il titolo nell'ultima prova in programma il 25 settembre a Val Vibrata in provincia di Teramo. Nel campionato KZ2 Under 18 Ebner conduce con 220 punti, Maragliano è secondo con 191. Una gara un po' complicata. Sì, una gara, diciamo, un po' complicata per via del meteo, che è stato un po' strano, ecco, diciamo che c'era una parte della pista molto bagnata specialmente all'inizio e una parte che già stava asciugando e quindi è una condizione un po' particolare, infatti non si sapeva se slick, rain, no? Abbiamo buttato là, diciamo, per la fortuna e abbiamo fatto rain. Ci siamo riusciti a rifarci in questa finale, peccato per il tempo perché sinceramente volevamo correre tutti sull'asciutto, però allo stesso tempo abbiamo fatto una bella gara, non me l'aspettavo perché
io non sono esperiente come loro sull'acqua, non ci ho mai girato, quindi è stata una condizione molto difficile, però ho visto che è andata molto bene e sono riuscito a limitare i miei danni. Nella Mini GR3 in gara 1 è stato Filippo Sala a tagliare per primo il traguardo in volata su Jacopo Martinese. Ma l'ordine di arrivo è stato poi ribaltato con Martinese al primo posto e Sala al secondo posto per una irregolarità riscontrata da Sala nel suo ultimo sorpasso prima della bandiera a scacchi. Terzo in gara 1 si è piazzato l'inglese Roman Cabiad. Proprio Kamiab ha potuto invece fregiarsi della vittoria in gara 2, dove qualche goccia di pioggia ha creato scompiglio nelle ultime curve. Kamiab ha vinto in un rocambolesco arrivo praticamente alla pari con Filippo Sala, solamente 7 millesimi di secondo, la differenza tra i due. Terzo, Jacopo Martinese, che si è potuto rivelare ancora una volta protagonista, passando al comando del campionato. Martinese è salito a quota 230, mentre Christian Costoia non è stato fortunato a Sarno ed è scivolato al secondo posto con 200 punti. Nella 60 mini è stato lo spagnolo Nicola Stanley a conquistare la vittoria in gara 1. Davanti al proprio compagno di squadra Samuele Giannini e Edoardo Colucci, che è risultato vincitore nella Under 10. È stata una vittoria molto buona. Voglio ringraziare il team Gamoto SRL perché mi ha fatto avanzare molto quest'anno in kart e nella competizione italiana e Yammer Series. Volevo ringraziare molto la squadra Gamoto, pure Andrea Origema, quello che ci ha invitato a correre in Italia. È stato un piacere che ci hai aiutato a essere in Italia così in un posto così competitivo nel campionato italiano e sono molto felice per questa vittoria. In gara 2 il successo è andato a Giuseppe Nuviello, su Edoardo Mario Sulpizio, autore di una gran rimonta e vincitore dell'Under 10. Terza si è piazzata la valente e competitiva Maria Chiara Nardelli, che incrementa il vantaggio nella classifica femminile. Nel campionato della 60 mini, Domenico Coco mantiene la testa del campionato nonostante i pochi punti conquistati a Sarno. Ora è a quota 143 punti, inseguito da Edoardo Mario Sulpizio con 125 punti. Io sono molto contento di aver vinto questa finale e voglio ringraziare infinitamente il mio meccanico Andrea, il mio papà Luigi e tutta la mia famiglia che mi sostengono. Poi vorrei ringraziare anche Gabriele GBR, perché comunque mi dai motori e mi vuole tanto bene. La mia vittoria è stata bella perché da ultimo sono arrivato secondo e prima dell'Under 10. Vorrei ringraziare il mio team che mi sostiene, la mia famiglia e i miei genitori. Ciao! Nella X30 Junior, primo sul traguardo di gara 1, è transitato Riccardo Leone Cirelli, ma una penalità di 5 secondi lo ha relegato al settimo posto. La vittoria è così passata nelle mani del leader di campionato Antonio Apicella, che l'ha spuntata sul compagno di squadra Davide Bottaro e su Stefano Pedani. Sì, è stata molto difficile perché non andavo molto come ieri nelle manche, c'è stato qualche problema che dopo riusciremo sicuramente a risolverlo. Ero primo fino a metà gara, poi mi sono venuti a riprendere, abbiamo fatto un po' di battaglia e il primo aveva il musetto e quindi sono riuscito a conquistare la vittoria qui finalmente a casa mia. Ovviamente uno speciale ringraziamento va alla mia famiglia, al mio team driver, al mio meccanico Aldo Piccolo e ai motoristi DFR. In gara 2 disputata sul bagnato ha vinto invece con autorità Giacomo Maman su Riccardo Leone Cirelli dopo un iniziale duello e su Mattia Derme. In campionato Apicella conduce con 222 punti, Cirelli è secondo con 174, Maman terzo con 156 punti. È stata una gara difficile,
anche per le condizioni meteorologiche, perché il tempo era molto incerto. Tre ore prima della gara segnava tanta pioggia, infatti è venuta, abbiamo corso quattro ore dopo. La gara è stata molto difficile perché partivo primo, quindi un po' di facilità ne avevo. Poi subito Cirelli ha provato a incrociarmi nella prima curva e io subito l'ho ripassato, ho tenuto l'andatura fino alla fine della gara. E ovviamente va un ringraziamento al mio team, TB Racing Team, e mio meccanico Chicco, Michael e tutti quelli che mi sostengono, tipo mio papà, mio nonno e mia mamma. Dominatore della categoria X30 Senior si è rivelato ancora Danny Carenini, conquistando di forza e nelle ultime battute il successo sia in gara 1 che in gara 2. Un unplane schiacciante che ha consentito in anticipo al pilota del Team Driver di laurearsi per la terza volta consecutiva campione italiano della categoria. In gara 1 Carenini ha preceduto Christian Comanducci ed Andrea Giudice. In gara 2 Carenini ha vinto su Daniele Vezzelli e Francesco Pio Scognamiglio. Sì, è stata una bella vittoria perché è stata molto combattuta con Vezzelli nelle condizioni in cui preferisco, che sono sul tracciato bagnato. L'ultimo giro lui ha commesso un piccolo errore, sono riuscito a approfittarne e a vincere la gara. Sono molto soddisfatto di tutto il lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno, tutto il mio team, Team Driver, i miei motori Grace, tutto il supporto di tutte le persone durante la stagione, e vorrei ringraziare tutti questi per il fantastico lavoro.